Avere a cuore il cuore, una giornata aperta agli utenti per il reparto di cardiologia dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, con l'intenzione di fornire notizie e informazioni utili rispetto a come evitare l'insorgere del rischio cardiovascolare, come proteggere insomma il proprio cuore. Cosa fare e cosa non fare per prevenire i problemi all'apparato cardiocircolatorio? Ne ha parlato Antonello D'Andrea, neo primario che sta aprendo le porte a tutte le persone interessate a conoscere le problematiche di questo delicato settore per proteggere la propria salute. Tra l'altro, in provincia di Salerno i dati Istat parlano chiaro: la percentuale di mortalità per infarto o comunque legata alle malattie del sistema circolatorio è la più alta rispetto ad altre patologie. Insomma, nel nostro territorio si muore soprattutto per questi disturbi, malattie per i cosiddetti infarti improvvisi, quindi è quanto mai importante, per non dire indispensabile, informarsi, legarsi alla prevenzione. Una giornata sicuramente interessante. L'idea, come ci eravamo detti, era quella di incontrare più che altro le famiglie, i pazienti che sono un po' qui da noi e un po' dagli altri reparti, e scambiarci opinioni, idee su quelle che erano la loro condizione e i principali fattori di rischio cardiovascolare. Quindi ci siamo organizzati con un gruppo di colleghi, i miei collaboratori, che ringrazio, in questa giornata piacevolmente insieme. E abbiamo avuto l'opportunità proprio di fare questo e anche di distribuire un po' di materiale informativo, sa, perché spesso magari alcuni pazienti non sanno esattamente quello che hanno o quello che possono fare per migliorare. E quindi ci siamo incontrati qua nei locali dei nostri ambulatori e ripeto, è stata una giornata credo piacevole e produttiva. Credo c'era un'atmosfera serena, l'idea, ripeto, era anche quella di conoscerci un po' meglio. E sì, credo sia stata un'iniziativa gradita come era nelle nostre intenzioni. La prossima la ripetiamo domenica prossima, in realtà lo stesso modello, per il modo da coprire un paio di fine settimana, proprio la giornata di chiusura dell'iniziativa nazionale, in cui ripeteremo lo stesso modello dalle 10 della mattina fino alle 15, quindi il primo pomeriggio, e speriamo che se venite numerosi noi siamo contenti, siamo qua per voi.